Giornata decisiva per il sindaco dimissionario Umberto Di Primio e per la maggioranza di centrodestra al comune di Chieti e ultima chance per il consiglio comunale di approvare il bilancio. Il braccio di ferro fra il primo cittadino e il gruppo consiliare di Forza Italia continua, ma l'assenza in aula dei cinque consiglieri azzurri Marco Dingiullo, Emiliano Vitale, Maurizio Costa, Maura Amico Monaco ed Elisabetta Fusilli non ha pregiudicato lo svolgimento dell'assemblea e all'inizio della seduta, nonostante la minoranza abbia abbandonato la sala consiliare, non è mancato il numero legale e i lavori presieduti dal vicepresidente Nicoletta Di Biase si sono svolti regolarmente. Non sono mancati attriti tra maggioranza e minoranza sulle quattro delibere legate al bilancio, illustrato dall'assessore Valentina Luise. Bilancio fortemente criticato dai consiglieri del Partito Democratico, a nome del quale il consigliere Alessio Di Iorio ha espresso forti perplessità. È evidente che grandi interventi non si possono programmare quando bisogna comunque fare i conti con la limitatezza delle risorse, però è un buon bilancio che ha avuto un parere pieno favorevole da parte del Collegio, il Collegio dei Revisori che ha attestato che sta in equilibrio. Dobbiamo sottolineare che questo bilancio deve fare i conti con il disavanzo che si è generato l'anno scorso dalla mancata vendita della farmacia e quindi porta il peso di 450 mila euro di risorse che abbiamo dovuto destinare alla copertura del disavanzo 2018. Per il resto abbiamo mantenuto i servizi che già c'erano, abbiamo ripristinato il servizio scuola bus a partire dal prossimo anno scolastico 2019-2020, non abbiamo ridotto l'importo destinato ai servizi sociali come era stato programmato lo scorso anno. Abbiamo ovviamente anche quest'anno un pesante fardello che portiamo di accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per la scarsa capacità di riscossione che ci contestano a tutti i livelli e per il resto confermo che è un buon bilancio, ma forse anche l'unico bilancio che potevamo portare al Consiglio Comunale. No a questo bilancio, perché? No, a questo bilancio perché è un bilancio che causerà parecchi danni a questa città, soprattutto alla teatro dei servizi. Perché approvando questo bilancio non solo si creeranno problemi appunto alla teatro dei servizi, ma a tutta la città intera, perché non ci saranno più servizi, perché non ci saranno più soldi neanche per mettere una mattonella lungo il corso. La probabilità di fallimento di questa amministrazione, comunque, anche se venisse approvato il bilancio oggi, fra 2 o 3 mesi questa amministrazione e questa maggioranza si troverà in gravissime difficoltà. Se il documento non viene approvato, il Di Primio bis finirà con 10 mesi di anticipo e un commissario traghetterà il comune fino alle prossime elezioni, nella primavera del 2020.